chiami? Ti do del pubblico, forse quello Leonardo. Chiamare. Leonardo come? Lospalluti. Leonardo Lospalluti. Tu cosa fai come attività? Non credo che tu faccia il chitarrista sempre, no? Studio architettura. Ah, benissimo, sei all'altezza della situazione tra le altre cose. Studi architettura dove? A Pescara. A Pescara, che anno sei? Al quarto. Al quarto. E questa chitarra poi? Così, è venuta da quanto tempo la suoni? La chitarra la suono da... 10 anni. Da 10 anni, non diciamo altro. Ecco, non diciamo altro, poi ci sarà una sorpresa per quanto riguarda. Sono diplomato da 3 anni. Diplomato da 3 anni, va bene. Cioè, adesso voglio semplicemente che lei ci dica, anche tu mi dica e dica ai telespettatori, qual è il pezzo che ci proponi, ci fai ascoltare. Suonerò di Heitor Villa-Lobos, che è un autore brasiliano del Novecento, un preludio. Un preludio. Ebbene, noi siamo qui ad ascoltarti insieme ai telespettatori e ai radioascoltatori, lo diciamo sempre, ripeto, è Nino Pezzilli che vi parla, diciamo ai radioascoltatori di Bari Canale 88, adesso ascolterete il chitarrista, ripeti? Leonardo Lospalluti. Benissimo, Leonardo Lospalluti. Thank you.
Bravo, bravo, io direi che siamo proprio in una professionalità della chitarra, quindi va bene. Poi una sorpresa, con l'amico saremo ancora insieme e vorrò chiederti qualcosa, non ti anticipo, spero che tu la sappia, è un pezzo, che tu sappia e conosca questo pezzo musicale, speriamo di sì, dopodiché ascolterete l'amico in una interpretazione un po' diversa. Ti ringrazio. Io adesso vorrei chiamare invece il signor, se ricordo bene, De Bellis. Ecco, vorrei venire.